Ciao a tutti i Colors. Oramai il proposito del video a settimana che vedrete la settimana dopo è svanito come neve al sole. Non ho dedicato nemmeno il solito spazio alla wishlist perché non voglio rubare troppa durata a una cosa frivola. Questo è un video che mi emoziona, che ho paura di far male, ma che allo stesso tempo tengo molto a fare. Dopo tanto, tanto, ma tanto tempo dall'ultima volta, che magari se riesco vi metto nelle schede, se riesco, torno a fare una recensione. Questa volta non è in collaborazione con Filippo, altro quando, però è colpa di Filippo. Sto scherzando, Filippo lo sa che lo adoro. Sono contentissimo che mi abbia dato questo consiglio. Tant'è che quello che sto per recensirvi l'ho sparato tutto ieri sera, dalle 9 a mezzanotte e mezza tipo, perché nel mezzo mi sono fermato per fare altro. Però anche se ormai era tardi non riuscivo a non finirlo. Vi lascio anche il suo video dove parla del fumetto collegato al live action di cui invece vi parlerò io. Perché io di fumetti non so niente. Il live action che dà il titolo a questo video è appunto sempre Otohuto no Otto oppure My Brother's Husband oppure Il marito di mio fratello. Pensatelo come credete. Vi lascerò anche il link della fumetteria online che finalmente ha portato questo titolo in Italia nel 2017 e vi lascerò anche una ricerca generica di Amazon per acquistarlo in alcuni formati anche da lì. Il marito di mio fratello appunto è stato pensato inizialmente come un fumetto da Gengoro Tagame, spero di averlo pronunciato bene, che è un po' estraneo al mondo della fumetteria per questo tipo di titoli, in quanto trattava sì tematiche omosessuali, però in una versione un po' meno dolce, come dire. Vorrei non attivare limiti di età in questo video, quindi sto cercando di esprimermi in maniera adeguata. Trattava la tematica omosessuale in maniera un po' meno dolce che in questo titolo e quindi ha sorpreso chi lo conosceva come autore per la tematica trattata. Allora, la vicenda si svolge in Giappone con tutte le visioni dell'omosessualità che ne conseguono. Che attualmente non sono delle più chiuse rispetto al resto del mondo, però nemmeno delle più aperte, o perlomeno questo è il quadro che ci viene offerto. Io sto parlando in base a quello che ho visto, perché di Giappone non so nulla. La vicenda si apre con due fratelli gemelli adolescenti, Yaichi e Ryoji, che fino a quel momento sono stati sempre legati dal classico legame indissolubile che caratterizza i gemelli, fino a che Ryoji non confessa a Yaichi la sua omosessualità. Da quel momento, per volontà precisa di Yaichi, il rapporto tra i due fratelli sembra compromesso in maniera quasi direi irrimediabile. Tant'è che nel momento in cui Ryoji vince un viaggio studio in Canada, parte per il Canada e finisce con il trasferirsi lì. Nel frattempo, Yaichi si è fatto la sua vita. Inizialmente si è sposato, ha avuto una bambina, Kana, che comparirà sia nel fumetto sia nel live action e avrà una parte molto importante. Però questo matrimonio, il matrimonio con Natsuki, è fallito in quanto Yaichi era fortemente stacanovista perché era
Perché la separazione e il successivo affidamento di Kana lo cambierà già in parte, in quanto la sua azienda, l'azienda dove lavorava, fallirà e lui guadagnerà soltanto dall'affitto delle camere aggiuntive della casa in cui vive. Un giorno si presenta alla porta di Aishi uno straniero, Mike Flanagan, che altri non è che il vedovo di Ryoji. Nello specifico, il ruolo di Aishi è interpretato da Ryuta Sato, Mike è interpretato da Baruto Kaito, che è un ex lottatore di sumo che attualmente pratica arti marziali. Praticamente vi ritroverete un omone di quasi 2 metri a interpretare Mike. E le altre due figure principali che ruotano attorno a questa vicenda, ossia Kana e Natsuki, sono interpretate rispettivamente dalla piccola Maharu Nemoto e da Yuri Nakamura. L'arrivo di Mike, che si presenta subito per quello che è, in quanto in Canada il coming out è molto più sdoganato rispetto al Giappone, metterà in discussione tutte le convinzioni, o meglio, quelle che Yaichi pensava fossero le sue convinzioni. Il primo impatto è da subito molto forte, in quanto purtroppo Ryoji nel frattempo è morto di malattia, e quindi il trovarsi davanti a una persona fortemente somigliante a Ryoji, anche se non uguale, scatena in Mike una reazione esagerata per il Giappone, in cui gli abbracci non sono contemplati se non ai bambini molto piccoli, in quanto Mike proprio lo abbraccia. L'altra cosa con cui Aishi inizialmente si scontra è la spontaneità di Kana, che è una bambina delle elementari non vittima dei dettami rigidi sull'omosessualità che ancora caratterizzano il Giappone. Anzi, è molto incuriosita da questo zio acquisito, così diverso, così alto, così grosso, con la barba, eccetera. E la tempesta di domande fino ad affezionarcisi in maniera molto veloce. E nulla, intorno a questo ruoterà tutta la vicenda, che costringerà Yaichi a mettere di nuovo in discussione tutto. Ci saranno dei personaggi secondari che non vi anticipo, perché altrimenti finisce che vi dico tutto, e vi lascerò appunto tutti i riferimenti del fumetto, del video di Filippo che esamina maggiormente il fumetto. E in conclusione, qualche piccolo commento abbastanza caldo sul live action che ho finito appunto di vedere stanotte praticamente. Io faccio molta fatica a esternare comunque sia quelle che sono le mie emozioni perfino da solo, e ciò nonostante ho pianto come una fontana, veramente, soprattutto alla fine mi sono commosso 2 o 3 volte durante il film e ho finito con il piangere proprio a singhiozzi. Però ne è valsa veramente la pena, al punto tale che ho accettato quello che potrebbe essere una sorta di video richiesta da parte di Filippo, perché se voi volete, io tramite WeTransfer vi posso inviare i 3 episodi che caratterizzano quella che è nient'altro che una miniserie TV. Sono 3 episodi da 50 minuti in giapponese, a cui allego però i sottotitoli in italiano. Spero che questa cosa possa destare il vostro interesse, nonostante i continui tagli che ci saranno, perché comunque, come ho detto in altri video, non ho più il tempo di prima. Spero, se non siete iscritti, che vi iscriverete al mio canale, che attiviate la campanella per non perdere i prossimi video. Fatemi sapere appunto se volete guardare il live action, che ve lo invio tramite email con WeTransfer.
E noi ci vediamo al prossimo video.